a loro, che naturalmente meritano un ringraziamento, ma questo glielo farete voi. E soprattutto è costato tanto a Renato, che è stato messo in croce da queste cinque diavolesse. Cinque, quattro, ma sono cinque, non vi preoccupate. La quinta è Luis Chaburnik, che arriverà da un'altra parte. Io, Renato Sellani. Bene, a loro dico un in bocca al lupo grosso, grossissimo. A voi vi dico buona serata e a chi deve provvedere dico luci.
La mamma e il babbo erano ancora due ragazzi quando si sposarono. Lui aveva 18 anni, lei 16, io 3. La mamma lavorava come cameriera da una famiglia di bianchi e quando i padroni si accorsero che era incinta la buttarono fuori su due piedi. Anche la famiglia del babbo si prese un mezzo accidente per via di quella storia. Era gente della buona società e lì dove stavano di casa, nell'East Baltimore, nessuno aveva mai sentito parlare di faccende del genere. I ragazzi erano però tutti e due poveri e da poveri si cresce su alla svelta. È proprio un miracolo che mia madre non sia finita la pubblica assistenza e io all'orfanotrofio. A Sadie Fagan mi volle bene fin da quando io non ero per lei che un mucchio di calci nelle costole mentre lei strofinava pavimenti. Andò all'ospedale e si mise d'accordo con la direttrice, le disse che per pagare l'assistenza per sé e per me era disposta a pulire per terra per un certo periodo e che avrebbe fatto la serva anche alle altre bagasce che andavano lì a partorire. Così fece. Quel mercoledì 7 aprile 1915, quando io nacqui a Baltimora, la mamma aveva 13 anni. Certo, la persona che mi piaceva di più era la mia bisnonna, la mamma del nonno. Lei sì che mi adorava e l'adoravo anch'io. Era stata una schiava in una grande piantagione della Virginia e mi raccontava tutto di quei tempi. Lei aveva a quei tempi una casetta tutta per sé in fondo alla piantagione e il signor Charles Fagan, il bel padrone irlandese che teneva la moglie e i figliuoli nella villa, teneva anche la mia bisnonna dentro quella casetta e le aveva fatto fare 16 figli. Ma io non li ho visti mai, perché erano già tutti morti prima che nascessi, tutti all'infuori del nonno. Ah, si parlava di una quantità di cose, della vita, e lei mi spiegava come ci si sentiva da schiavi e che effetto faceva appartenere anima e corpo ad un uomo bianco che era padre dei tuoi figli. Non sapeva né leggere né scrivere, però sapeva la Bibbia tutta a memoria, dalla prima riga fino all'ultima. E l'aveva sempre lì, pronta per raccontarmi qualche storia delle scritture. Aveva 96 o 97 anni a quel tempo ed era ammalata di idropisia. Io la curavo tutti i giorni dopo la scuola, gli altri non se ne occupavano affatto. Qualche volta le facevo il bagno, le fasciavo sempre le gambe con dei panni puliti e mettevo in bucato quelli vecchi e sporchi. Da anni e anni dormiva sopra una seggiola. Il dottore le aveva detto che non si doveva sdraiare perché se si sdraiava sarebbe morta, però io questo non lo sapevo. Un giorno, dopo che le avevo cambiato le fasce sulle gambe, dopo che lei mi aveva raccontato una storia, mi pregò di aiutarla a sdraiarsi. Io non volevo, era una cosa nuova, ma lei mi diceva: «Sono tanto stanca». E continuava a supplicare. Mi faceva una pena. Alla fine distesi una coperta per terra e la fece coricare lì sopra. Poi disse di sdraiarmi accanto a lei perché voleva raccontarmi un'altra storia. Anch'io ero stanca, dato che mi ero alzata presto quella mattina per andare a strusciare scalini su scalini. E mi misi subito accanto a lei. La storia non me la rammento perché mi addormentai quasi di colpo. 4 o 5 ore dopo, quando mi risvegliai, il braccio della bisnonna era ancora serrato intorno alle mie spalle e non riuscivo a muoverlo. Provai e riprovai parecchie volte finché mi prese lo spavento. La bisnonna era morta stecchita e io mi misi a strillare. I vicini arrivarono di corsa e per farmi uscire dovettero slogarle il braccio. Mi portarono all'ospedale e c'è stati un mese. A 6 anni ero già una donna. Ero alta per la mia età, col seno grande e le ossa robuste. Una bella figliuola, sana e florida, ecco tutto. E sicché cominciai presto a lavorare fuori di casa, prima delle ore di scuola e anche dopo. Badavo ai bambini, facevo commissioni e strusciavo quei maledetti scalini bianchi un po' per tutta Baltimora. Le famiglie bianche del vicinato mi davano 5 cents per pulire gli scalini. Poi decisi che dovevo guadagnare di più e trovai subito il sistema. Mi comprai un bruschino, un secchio, degli stracci del sapone Octagon e una sleppa di quella roba lattiginosa che ricorderò finché campo.
Bonami si chiamava quella roba. A quei tempi Alice Dean teneva un casino vicino a casa nostra e spesso facevo commissioni per lei e per le ragazze. Io ero una persona molto attaccata agli interessi. Non accettavo mai incarichi per meno di 5-10 cents, ma per Alice e le sue ragazze correvo dappertutto. Lavavo i lavandini, mettevo gli asciugamani puliti e quando mi voleva pagare gli dicevo di tenersi i soldi. Bastava che mi lasciasse andare di là, nel suo salottino sul davanti, a sentire i dischi di Louis Armstrong e di Bessie Smith. A quei tempi un grammofono mica era una cosa da nulla come ora. Non ce n'erano negli altri salotti, ma soltanto da Alice. Ci passai ore meravigliose lì, ascoltando Pops e Bessie. E mi ricordo quel disco, Western Blues. Oh, quanto riusciva a scombussolarmi. Era la prima volta che sentivo cantare senza le parole. E non sapevo che Pops cantava qualunque cosa gli saltasse in mente. Quando si scordava il testo e tutto quel ba 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 con tutto il resto significava un'infinità di cose per me. Certo, forse più delle altre parole vere che a volte non sapevo cosa volevano dire. Ma il significato cambiava secondo il mio stato d'animo. In certi casi il disco mi rendeva triste. Così triste che piangevo lacrime e fiumi. In altri casi invece sempre la stessa musica riusciva a farmi dimenticare quanti soldi sudati mi costavano quelle sedute in salottino. Certo, a mamma non piaceva che bazzicassi quella casa, aveva paura che mi inguaiassi. Non volevo darle dispiaceri. Beh, in verità non gliel'ho mai dati fino a 3 anni prima che morisse, quando attaccai con le droghe. Quando il babbo cominciò a girare con i McKinney's Cotton Pickers, sparì o non si fece più vivo. Poi un giorno si seppe che aveva avuto il divorzio, che si era sposato con una donna di nome Fanny. La mamma poi si sposò Phil Gaff, un patrigno in gamba per tutto il tempo che stette in vita, che non fu molto. Una volta tornai da scuola e la mamma era dal parrucchiere. In casa non c'era nessuno tranne il signor Dick, uno dei vicini. Questo tipo mi dice che era stata la mamma a chiedergli il piacere di aspettarmi lì per poi accompagnarmi in una casa distante, qualche isolato, dove l'avrei incontrata. Non ho neppure il tempo di pensarci su che mi prende per mano e io me ne vado con lui. Si arriva in questa casa e ci apre una donna. Domando della mamma e loro mi fanno, no, e ora arriva subito. E poi mi pare che spiegassero che aveva telefonato per dire che avrebbe fatto un po' tardi. Passò molto tempo e diventava tardi e io cominciai ad avere sonno. Il signor Dick se ne accorse e mi fa sdraiare in una camera sul dietro della casa. Quasi dormivo quando sento il signor Dick che mi viene addosso strusciando e cercando di fare quello che sempre cercava di fare mio cugino Harry. Mi misi a strillare e a tirar calci all'impazzata e allora la donna della casa entrò e cercò di tenermi ferme le braccia e la testa perché il signor Dick potesse far meglio. Beh, se la passarono brutta, com'è che scalciavo e graffiavo e berciavo fino a perdere il respiro. E a un tratto, mentre ripigliavo fiato, sento un altro gran tramestio e gridio e immediatamente dopo la porta si rompe dentro a un poliziotto con la mamma. Non me la scorderò mai quella notte. Anche se lo fai di mestiere, non ti va di essere presa con la forza. E ora capitava a me, a 10 anni. Mia madre aveva saputo che mi avevano portato lì dalla ganza del signor Dick. Un tipetto nervoso e geloso, che minacciando strage l'aveva avvertita di tenermi lontana dal suo uomo. Mia madre gli aveva detto che ero solo una bambina e che la smettesse con quella gelosia cretina.
Una bambina? È scappata col mio uomo e ora là, con lui, e se non ci credi ti dico dove li puoi pescare. Ed ecco l'irruzione. Così, dopo 2 giorni di cella, mi portarono in tribunale. Il signor Dick si beccò 5 anni di galera. E io condannata ad un istituto cattolico. Da quando la mamma era riuscita a tirarmi fuori dall'istituto delle monache, tutte e due ne avevamo abbastanza di Baltimore e del mestiere di affittacamere che ci eravamo messi a fare dopo la storia del signor Dick. Forse era meglio al nord. La mamma in tante cose era abbastanza scaltra, ma in certe altre era terribilmente ingenua. Il posto che mi trovò era in un gruppo di casamenti piuttosto signorili, vicino alla 141esima strada di Harlem. Gli affitti erano cari assaettati da quelle parti e io fui sistemata a pensione in un appartamento bellissimo presso una signora che si chiamava Florence Williams. Florence era una maîtresse delle più importanti di tutta Harlem. Sicché, dalle tempo qualche giorno, ecco capitarmi la possibilità di fare la call girl da $20. Un'occasione buona, non me la lasciai scappare. Ebbi ben presto 2 clienti fissi, 2 giovani bianchi su cui potevo contare tutte le settimane. Uno il mercoledì, l'altro il sabato. Ogni tanto riuscivano a farcela anche 2 volte per settimana. La madama lavava sempre $5 dai miei 20, ma era una pacchia lo stesso, perché guadagnavo sempre più lì in una settimana che a fare la cameriera 1 mese di seguito. Va detto che non c'ero tagliata per quel mestiere. L'episodio del signor Dick non era stato l'unico, ne avevo abbastanza degli uomini. Un giorno dalla Florence arrivò una specie di maciste negro e questo insisteva che voleva solo me. Mi mise quasi fuori combattimento. E proprio perché rifiutai di farmela con un negro, un certo Big Blue Rainer, che finì in prigione. Sapete? Erano tempi sudici, quelli. E schiaffavano in prigione non per qualcosa che avevo fatto, ma per qualcosa che non avevo voluto fare. Quando toccò a me, il giudice prese un foglio e disse che era un rapporto sanitario e che ero malata. Non mi avevano neppure passato la visita. E via all'ospedale, malata di sifilide, dicevano. E non era vero. Un posto lurido, 50 ragazze pigiate in un unico reparto. Ci davano da mangiare della spazzatura. Quel posto era pieno di lesbiche e una mi stava sempre alle calcagne. Un giorno mi fece una proposta e io risposi con un pugno. Finì in cella di rigore, una cella così piccina che non potevi farci un passo. La branda, lo spazio per stare seduta, quello per stare in piedi, niente luce. Le ragazze gridavano per farmi stare su di morale. Quando uscii mi assegnarono alla lavanderia e poi diventai cuoca del direttore. Finiti i miei 4 mesi me ne andai col mio unico vestito di seta e le scarpette di vernice coi tacchi alti. Ed eccomi sul ferry boat, gelido e ventoso, col vestito che mi ciondolava da tutte le parti. Avevo perso 12 chili. Andai a Jamaica, nel Long Island, dove incontrai Dorothy Glass. Dirigeva una grande bisca e servivo ai tavoli. E qualche volta andavo all'ex club di Jamaica e mi facevano cantare. Lì dalla Dorothy, però, c'era un guaio, il marito. E quando vidi che stava per succedere il patatrac, me ne tirai fuori prima che fosse tardi. Finalmente mi unii a mia madre e trovarmo una casetta tutta per noi ad Harlem. Ma non passò molto tempo che mia madre si ammalò e ci arrivò lo sfratto. Di fare la vita non se ne parlava nemmeno. Un giorno dissi a mamma che piuttosto rubavo o ammazzavo prima di lasciare che ci mettessero fuori. Mi ricordo che era una notte gelida. Mi feci tutta la 7ª Avenue, dalla 39esima strada fino alla 133esima.
quei tempi la 133esima era la vera strada dello swing. Così come più tardi tentarono di fare per la 152esima. Brulicava di locali che aprivano alle ore piccole dopo i teatri, di comuni nightclub, di ristoranti e di caffè. Ce n'erano dozzine e dozzine. Quando alla fine arrivai da Potsdam Jersey ero ormai alla disperazione. Entrai e domandai del capo. Parlai, credo, con Jerry. Gli dissi che ero una ballerina e volevo che mi desse un'occhiata. Sapevo a malapena due sgambetti. Non conoscevo neanche il termine audizione, ma era appunto quella cosa che cercavo. Sicché Jerry mi manda dal pianista e mi dice di ballare. E cominciai a ballare ed era una cosa proprio pietosa. Facevo e rifacevo quei miei due poveri sgambetti, sempre soliti, finché non mi urlò di piantarla, di fargli perdere del tempo. Volevano mandarmi via, ma io insistevo a supplicare che mi dessero un lavoro. E dai, dai, fu il pianista a intenerirsi. Spiaccicò la cica nel portacenere, poi mi guarda e mi fa: sai mica cantare, bimba? Certo che so. E gli dissi di suonare Vagando da sola. E penso di essere riuscita a cavarmela, perché in tutta la sala si fece un gran silenzio. Raccimolai $38. Gente importante. Da allora cominciai a spostarmi da un club all'altro di Harlem. Tanti pezzi grossi mi venivano a sentire, anche Benny Goodman. E mi propose di fare un'incisione con lui, il mio primo disco. Ma fu Bernie Herringen che mi aiutò. E mi aiutò davvero.
E avevo un posto alla direzione musicale della Columbia. Fu lui a riuscire a farmi incidere i miei primi dischi, col mio nome da solo, come Billie Holiday. La prima volta che il babbo venne a sentirmi cantare come numero importante in un locale di Harlem, finì in un putiferio. Lui era con la sua nuova moglie, Fanny. Si avvicinò a mamma e disse: Eleonora sarà una grande stella un giorno nel mondo del palcoscenico, vero? E mamma, gonfia di orgoglio: ma è già una stella! Era tutto uno scambio di sorrisi e moine che non garbò a Fanny, la quale attraversò inviperita il locale e tirò un colpo in testa alla mamma con la borsa. E ci buttai anch'io dentro il mucchio a tirar sberle alla Fanny. Anche il famoso batterista Sid Catlett, detto Big, ci si mise. E poi il babbo disse: arriva la polizia! E spinse me e mamma in un tassì e ci rispedì a casa. E a quei tempi, se qualcosa di importante mi doveva accadere, sempre mi accadeva in una jam session. Fu una di queste sedute che incontrai per la prima volta Lester Young. Da quel momento Lester seppe quanto mi piaceva che si mettesse a suonare i suoi begli assoli dietro di me. E così tutte le volte che gli era possibile, capitava nei posti dove io lavoravo, ad ascoltarmi o a suonare per me mescolato all'orchestra. Ah, fu Lester ad appiccicarmi il Day da Holiday. E siccome le ragazze dell'Og Cabin mi chiamavano Lady per sfottermi, nacque il soprannome di Lady Day. Queste jam session erano meravigliose. All of me, why not to take all of me? Can't you see? I know good without you. Take my lips, I want to lose them. Take my eyes, I never use them. Your goodbye left in the wise and a lavorare con Basie per fare un po' di soldi e per vedere il mondo. Per quasi 2 anni non vidi altro che l'interno di un torpedone e non riuscii a mandare a casa neppure 10 cents. Avevo cominciato alla Log Cabin a $18 la settimana e arrivata all'Upton House di Clark Morrone prendevo 35 quando mi pagavano. Una buona metà delle volte Clark mi diceva: sono a corto, bimba, e mi dava $15 o $20 soltanto. Per me Lester era il migliore del mondo. Amavo sinceramente la sua musica e alcuni dei miei dischi preferiti sono quelli dove lui è con me a suonare uno dei suoi splendidi assoli. Ricordo che Herschel Evans,
Non mi poteva soffrire, perché tutte le volte che Basie faceva arrangiare una canzone per me, io volevo che ci infilassero un assolo di Lester. Questo riempiva di Bill Herschel. Ma non è che non mi andasse come suonava, solo mi andava di più Lester. Ecco tutto. Lester, quando suona, canta, racconta. Lo ascolti e sembra quasi di sentire le parole. La gente lo considera un po' un naso ritto e molto pieno e sicuro di sé. Invece io so che è sensibile e che si può facilmente ferire. E lo so perché una volta mi è successo. Abbiamo fatto la fame insieme e gli vorrò sempre un bene dell'anima. A lui e alla sua musica. Sapete, ripenso spesso alla maniera in cui si facevano i dischi a quei tempi là. Si scendeva dal pullman, magari dopo essere stati sballottati per 500 chilometri, e subito ci si infilava nello studio, senza musica e senza aver mangiato nient'altro che un panino col caffè. Lester ed io bevevamo quello che si chiamava un sopra e sotto, sotto gin e sopra vino francese. Io dicevo: beh, che introduzione facciamo, due battute o quattro battute? Qualcuno rispondeva: facciamola di quattro e poi un chorus, uno e uno e mezzo. Poi facevo: allora tu, Lester, ricorda, suonami dietro le prime otto. E dopo di lui entrava magari Harry Edison o Buck Clayton per le altre otto battute. Ehi tu, Joe,
struscia un po' quelle spazzole e lasciali stare quei piatti. Oggi invece, con tutta la preparazione che ci vuole, con i loro arrangiamenti complicati, bisogna star lì a baciare il sedere a tutti quanti perché si degnino di dedicarti 10 minuti, se davvero ci tieni a mettere insieme 8 facciate. Quando incisi il Night and Day, era la prima volta in vita mia che posavo gli occhi su quella canzone. E io la musica non la so leggere. Entrai, Teddy Wilson me la suonò e subito attaccammo con la registrazione, con artisti tipo Lester, Don Byas, Benny Carter, Coleman Hawkins. Le cose si snodavano da sole e non c'è pezzo arzigogolato di oggi che possa reggere al confronto. Wherever I go,
L'orchestra di Basie era una grande orchestra. Con Basie avevamo qualcosa che nessun arrangiamento, per costoso e prezioso che fosse, avrebbe mai potuto eguagliare. Qualcuno canticchiava un motivo, un altro lo ripeteva un paio di volte al piano e dopo poco affiorava l'accompagnamento. Poi papà Basie lo assaggiava con due ditini e a un tratto non si sa come prendeva vita e la cosa era fatta. Una buona parte dei ragazzi non avrebbe potuto leggere la musica neppure se ce l'avesse avuta. Solo rarissime volte qualcuno arrivava con uno spartito scritto. Altri gli davano una scorza, ma dopo essere passato tra le mani di gente come Jack Woodlin, Skid Anderson, Buck Layton, Fred Green e Basie, il pezzo veniva fuori così cambiato da non essere più riconoscibile. Fu in questo modo che lavorammo intorno a Love of My Life, A Them Their Eyes. Tutto ciò che si è fatto, lo si è fatto a orecchio. Nei due anni che cantai nel complesso di Basie, mettemmo insieme un repertorio di un centinaio di canzoni e più. E ognuno di noi custodiva questo repertorio, passaggio per passaggio, nota per nota, tutto e soltanto dentro la sua testa. With your first time, I look into them, their eyes. You've got a certainly good way of flirting with them, their eyes. They make me feel happy, they make me blue. No stallion, I'm falling, going in the big way for swilly you. My heart is jumping, you sure started something with them, their eyes. You better watch them if you're wise. They sparkle and they bubble, and they wanna get you in a whole lot of trouble. You overworking and thirst after lurking with them, their eyes. Mi ricorderò sempre della gente che mi ha aiutato a salire, ma non mi scorderò neanche di quelli che si sono dati a fare per ributtarmi indietro. Il babbo era orgoglioso di me. Poi una sera del febbraio 1937, mentre lavoravo all'Upton House, 10 minuti prima di andare in scena una telefonata. Una interurbana dal Dallas, nel Texas. Pensolida è vostro padre? Sì. È morto ora che è poco, venite a prendere la salma. Il babbo lo trovai vestito con lo smoking e la camicia bianca era tutta sporca di sangue. La mamma si avvicinò alla bara. Si inginocchiò per 4 ore e 20 minuti con il rosario in mano. Era l'unico uomo che avesse mai amato.
sentiva di appartenergli ancora. E so che non si riebbe mai dal colpo. Era lui, il suo uomo. Bisogna essere proprio ben intontite dal dolore perché una tragedia come la morte del babbo possa prendere l'aria di una barzelletta come successe al suo funerale. Il numero dei personaggi implicati nella cosa era in fondo abbastanza ristretto, ma nell'insieme formavano un intruglio pazzesco. Davanti a tutti gli altri venivano la mamma e io. E subito dopo c'era la sua seconda moglie, Fanny Holliday, mia matrigna. E così non ne avevo solo una di teste matte a cui badare, ma due. E la faccenda non finiva qui, poiché c'erano anche una quantità di pupattole che si consideravano ognuna a loro volta il suo unico grande amore. Scoprii poco dopo di avere addirittura due matrigne. Oltre alla prima, ossia la Fanny, ce n'era una seconda, una donna bianca, che comparve davanti alla bara del babbo assieme a due bambini, miei fratellastri, bianchi anche loro. Era la prima volta che sentivo parlare di questo fatto, ma lei era una donna splendida, eppure i ragazzi erano bellissimi. Si seppe poi che era molto ricca e aveva conosciuto il babbo quando lui lavorava a Roseland e che insieme avevano avuto questi due bei figlioli che si tirava su come fossero dei ragazzi bianchi veri e propri. Fu nel vedere questi miei fratellastri che capii quanto sia assurdo questo nostro paese. Pensavo alla direzione del Roseland, dove io andavo ad aspettare il babbo all'uscita per rompergli le scatole e farmi dare i soldi dell'affitto. Chiunque lavorava lì e avesse appena sbirciato una donna bianca avrebbe immediatamente perduto il posto. Se avessero per caso visto il babbo seduto al tavolo con una qualunque puttanella bianca, quelli della direzione avrebbero fatto il diavolo a quattro. Ma tutto questo era solo per forma, per ipocrisia, perché se davvero volevano fare in modo che i negri non andassero a letto con le donne bianche, certo che quel sistema funzionava alla rovescia. Non sarebbero bastati tutti i poliziotti del quartiere per impedirgli a negri e bianchi di starsene insieme. E come prova, ecco qua un bel paio di marmocchi. In my solitude, you hold me with reverie. In my solitude, you taunt me with memories that never die. I sit in my chair, I'm filled with despair. There's no one could be so sad. With gloom everywhere, I sit and I stare. I know that I'll soon go mad in my solitude. I'm praying.
non fu mica la polmonite ad ammazzare mio padre. Fu Dallas, Texas. Era laggiù che lui si era ammalato e aveva vagato da un ospedale all'altro in cerca d'assistenza. Ma tutti si erano rifiutati di ricoverarlo e non gli volevano neppure misurare la febbre. Era così a quei tempi. Alla fine trovò un ospedale di ex combattenti e siccome era stato nell'esercito e poteva provarlo, e proprio la guerra era stata a rovinargli i polmoni, lo lasciarono entrare e lo misero nel reparto isolamento. Ormai però era troppo tardi. Gli era già venuta l'emorragia e tutto quello che potevano fare era dargli un letto dove crepare e poi avvertire la famiglia. E non venirmi a raccontare di quelle fanciulline che al tempo dei pionieri se ne andavano all'ovest dentro i carri coperti e le colline lastricate di pelle rossa, eccetera, eccetera. Io sono quella che ci andò nel 1937 con 16 visi pallidi. Artichaut, la sua Rolls Royce. E i monti erano pieni di gente bianca suonata nella zucca. Tutto cominciò una sera all'Upton House di Clark Monroe. Artie era entrato e si era messo a far sogni a proposito della sua nuova orchestra. Diceva che gli ci voleva qualcosa di assolutamente originale per darle una bella spinta. Qualcosa di originale, dissi io, nulla di più semplice. Prendi con te una buona cantante negra. 16 uomini bianchi sul palcoscenico insieme con una ragazza negra era una cosa mai vista per quei tempi, né a Boston né da nessun'altra parte. E il problema di come l'avrebbe presa il pubblico preoccupava un po' tutti quella prima sera a Rosalind. E si capisce che anche il proprietario del locale, Cy Scriman, che aveva fatto tanto per orchestre come Dorsey, Miller e altri, era piuttosto inquieto e non ne faceva mistero. You feel that way too.
damned as got shall get, damned as not shall lose. So the Bible said, and this still is news. Mama may help, Papa may help, but God bless the child. That's God is own. That's God is own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pocket don't ever make the great. Mama may help, Papa may help, but God bless the child that's got his own. That's got his own. Money, you got lots of friends run round the doors. When you're gone and spending ends, they don't come no more. Rich relations give crowd of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may help, Papa may help, but God bless the child that's got his own. That's got his own. Una volta San Luis si suonava nella sala da ballo di uno dei più grandi alberghi di laggiù. L'impresario era più vecchio di Matusalemme e arrivò con il suo seggiolone a rotelle a visitare i suoi feudi. Io fui la prima cosa che vide e la prima cosa che disse fu: che diavolo ci fa qui dentro una cornacchia? Io qui i negri non ce li voglio neanche come sguatteri, neanche a pulire i cessi. Arti gli disse che ero la sua cantante, ma niente, allora sbottai io. Ma non sa proprio dire altro? Sono stufa di sentirmi chiamare negra e cornacchia. Il vecchio voleva buttarci fuori, ma dalla mia avevo uno di questi ragazzi italiani, Tony. Così mi piantai davanti al vecchio e dissi: sturati le orecchie, Arti è sempre stato buono con me. Ora so che tu non fai entrare i negri neppure a pulire i cessi, però faccio una scommessa. Tu lasciaci cantare qui e se non abbiamo successo più di chiunque altro, buttaci fuori, ci stai? Bene. Quella sera la gente saltò su in piedi a gridare, ad applaudire, ad spellarsi le mani. Poche storie. Ero la meglio. Ci restammo 6 settimane. Dunque mi toccava di viaggiare con Arti in questa Rolls Royce e farmi sballottare e rintronare il cervello perché Arti potesse cavarsi le soddisfazioni della guida. Uno dei motivi per cui Arti aveva piacere di viaggiare con me è che la mia compagnia le andava sempre a genio, anche quando non aveva voglia di parlare con nessuno, nemmeno con Willard Alexander, il pezzo grosso che finanziava tutta la banda. A me era sufficiente entrare nella sua camera d'albergo per capire al volo l'aria che tirava, cioè che quel giorno, ad esempio, lui era per tutti Mr. Show e non voleva confidenze, mentre in altri casi lo si poteva chiamare vecchio mio o Arti. No, no, non le potevo digerire. Fu durante il mio periodo al Café Society che nacque questa canzone, Strange Fruit, divenuta poi una specie di mio personale inno di protesta contro la società. Il primissimo seme di questa canzone era una poesia scritta da Louis Allen, che conobbi appunto al Café Society. Quando me la mostrò la capii subito. Mi sembrava che ci fossero dentro tutte quelle cose che, messe una sull'altra,
avevano provocato la morte del babbo. Anche Allen sapeva in che modo era finito il babbo e siccome si interessava pure del mio canto, propose di riunirci insieme con Sonny White, che era stato mio accompagnatore, per tirarne fuori una canzone. E così ci almanaccammo sopra, noi tre, e in tempo 3 settimane fu finita. Ci dette una mano anche Danny Mendelsohn, un compositore che mi aveva fatto degli arrangiamenti. Lui arrangiò appunto la musica e poi tutti sotto con le prove. Io ci buttai tutte le mie energie, perché non ero mai perfettamente certa di poter rendere l'idea o quantomeno di arrivare a far comprendere ad un pubblico di svaporati e di cocchi di mamma tipo nightclub tutto ciò che quella canzone voleva dire per me. La mia paura era che non piacesse affatto. E la prima volta che la presentai al pubblico mi venne il sospetto di aver fatto un grosso sbaglio e che forse era meglio che non l'avessi cantata. Alla fine del pezzo non accadde nulla. Non ci fu neppure un briciolino di applausi, non il più leggero brusio. Poi attaccò un isolato a battere timidamente le mani. E in un attimo gli applausi scrosciarono giù da tutte le parti. Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern trees, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral sing of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh, and the sudden smell of burning flesh. Here is the fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to sigh, for the sun to rot, for the tree to drop. Here is a strange and bitter crow. A poco la canzone incontrò e la gente me la richiedeva. L'edizione che incisi per la Commodore divenne in breve il mio disco più venduto. Però anche oggi, tutte le volte che la canto, mi mette addosso una tristezza infinita, perché mi ricorda la morte del babbo. Ma devo lo stesso continuare a cantarla, non tanto perché la gente seguita a chiedermelo, quanto perché, sebbene siano passati 20 anni, nel sud accadono ancora le solite cose, uguali a quelle che ammazzarono il babbo. Non molto tempo fa, in un club di Miami, erano 2 settimane che lavoravo ogni sera senza avere mai cantato Strange Fruit. Non me la sentivo di sopportare le solite scene che sempre il numero si tira dietro giù al sud. No, non me la sentivo di cominciare qualcosa che poi non avevo la forza di portare in fondo, no.
Ma una sera, dopo che tutti me l'avevano richiesta almeno 20 volte, da ultimo cedetti alle insistenze. Arrivata all'ultima frase, avevo più forza e più rabbia nella voce di quanta non ne avevo da mesi. E anche il pianista che mi accompagnava era del mio identico umore. Quando attaccai a cantare, perché il sole li faccia imputridire, e poi dopo il passaggio per piano, perché il vento se li spazzi via, aggredì le parole con una ferocia insolita per me. Davvero, lo frustai quel pubblico. Eppure non l'ho mai sentito un applauso come quello lì. Lasciai il palcoscenico, salì in camerino, mi cambiai d'abito, tornai giù. La gente stava ancora battendo le mani. Hush now, don't explain. Just say you'll remain. He's come away. I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile. I'll understand. And in a little while,
a bitter little home that's meant for two, for which I never roam. What would we do? And so what else above I made it for them Quando cominciai a lavorare al Café Society non ero nessuno. Quando venni via, 2 anni più tardi, ero una stella. Ma in quanto a ciò che avevo messo sotto il materasso, c'era ben poco da cantar vittoria. Prendevo ancora i soliti $75 la settimana. In fondo, qualche volta avevo guadagnato di più ad Harlem. Certo è che mi ero fatta un nome e un prestigio e la cosa mi faceva un gran comodo. Comunque non è roba quella lì che ti serva a pagare l'affitto. In teoria Joe Glaser, il mio manager, doveva ottenere condizioni sempre migliori. In pratica non funzionava così. Perciò quando lasciai il Café Society fui piuttosto risoluta con lui. Patti chiari. Volevo, gli dissi, $250 la settimana nei teatri e 175 nei club. My heart is sad and lonely, for you I cry, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing and wondering why it's me you're wronging. Oh, I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul. Can believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Are you pretending it looks like the ending? Unless I could have one more chance to prove, dear, my life ahead you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. Un'altra gran serata per me nel Valley, quella in cui conobbi Orson Welles. Era anche lui come me in zona Hollywood per la prima volta. Lui piaceva a me, io a lui, e si cominciò a stare insieme. Finito il mio lavoro nel club, ce ne andavamo al Central Avenue, che sarebbe il ghetto negro di Los Angeles, e lo portavo a visitare tutti i localini e tutti i ritrovi. A me, per la verità, queste cose non facevano più né caldo né freddo. Le conoscevo a memoria, c'ero stata allevata proprio in mezzo. E non c'era niente della California che non avessi già visto perlomeno 100 volte. Crepavo di noia, ma Orson si divertiva un mondo. Non c'era tizio, cosa che non gli interessasse. Voleva vedere tutto, ficcare il naso dappertutto, rendersi conto di tutto. Penso che sia in parte anche questa sua qualità, fare di lui un grande artista.
Dopo che ci ebbero notati insieme un po' di volte, cominciai a ricevere delle telefonate in albergo. Gente che diceva che gli stavo rovinando la carriera, facendomi vedere con lui. Ma non che le cose funzionino molto bene neanche adesso. Certo è che a quei tempi la gente restava secca, fulminata se vedeva un uomo bianco in compagnia di una ragazza negra. Si fosse trattato di Marian Anderson col suo agente teatrale, oppure, che so, di una di quelle ballerine che dimenano la pancia con lì accanto il ruffiano, non faceva nessuna differenza, né importava affatto quanto certe coppie fossero improbabili o addirittura assurde. Questi cretini arrivavano sempre, automaticamente, inesorabilmente, alla solita conclusione: letto. Beh, può anche darsi che a volte un po' di questo traffico ci fosse, come può anche darsi di no. Certo però, tanto valeva che ci fosse, dato che nessuno avrebbe mai creduto che due potessero avere un motivo diverso per stare insieme. O stavano per andare a letto, o c'erano appena stati. Every honeybee fills with jealousy when they see you out with me. I don't blame them, goodness knows, honeysuckle rose. When a passing-by flower drops inside, and I know the reason why. Your complexion, goodness knows, you're my honeysuckle rose. Don't buy sugar, you just have to touch my cup. You're my sugar, is sweet when you stir it up. When you take him sips from your taste and lips, it seems the honey fairly drips. Your complexion, goodness knows, and you're my honeysuckle rose. Every honeybee fills with jealousy when they see you out with me. I don't blame them, goodness knows, you're my honeysuckle rose. Passing by, flower drops inside, and I know the reason why. Your complexion, goodness knows, your mind is echo rose. Don't buy sugar, you just have to touch my cow. You're my sugar, it's sweet when you stir it up. When you take in sips from your taste, the lips seems the honey fairly drips. I don't blame them, goodness knows, and your mind is like a rose. Beh,
Puoi vestirti da capo ai piedi di lustrini, con le gardenie nei capelli, mille miglia lontano dalla più vicina canna da zucchero, e nonostante ciò sentirti ancora in mezzo alla piantagione, con lo stesso clima, gli stessi umori, le stesse regole. Guarda per esempio la 52esima strada intorno al 1940. Era considerata una cosa favolosa, la via dello swing, la chiamavano. Musica scatenata in centinaia di locali, la nuova musica. Si permettevano di chiamarla nuova a tutti quei milioni di babbei, perché nessuno di loro evidentemente si era mai spinto fino alla 131esima strada. Se ci fossero andati, avrebbero potuto conoscerla da 20 anni prima. Quando alla fine questi visi pallidi arrivarono a digerire lo swing, un nuovo tipo di musica già si stava suonando in tanti posti di Harlem. Quello stile che poi, 10 anni dopo, diventò a sua volta nuovissimo, quando i ragazzi bianchi giù in centro riuscirono a ficcarselo nella zucca. Comunque sia, da un capo all'altro della 52esima strada avevano attaccato a fare swing a tutto spiano, ma non trovavi un viso nero in tutta la sua lunghezza, eccettuato Teddy Wilson e me. Teddy suonava il piano negli intervalli al Famous Door, ed io cantavo. Speak low, when you speak low, our summer day will pass away too soon, too soon. Speak low, when you speak low, our moment is swift like zebra drift, we swept apart. Soon. Speak low, darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon, too soon, I feel wherever I go that tomorrow is near, tomorrow is here, and always too soon. Sono certo la prima né l'ultima ragazza che si sia sposata per dimostrare qualcosa. Contro la volontà di mamma sposai Jimmy Moreau. Beh, scoprì che mi tradiva e poi fumava roba strana. Non fui felice. Il matrimonio andava naufragando e fu in quel periodo che attaccai con gli stupefacenti. Ad un tratto mi ritrovai sola e abbandonata. Mi dovevo arrangiare in tutti i modi per trovare la roba. Mi sentivo come un bambino abbandonato nella culla a pochi giorni di vita, affamato, sbigottito, capace solo di piangere. Così ridotta infilai la via del ritorno per New York. Poi incontrai Joe Guy e diventammo anche soci nella professione. Comprammo un bel torpedone bianco con su scritto Billie Holiday e la sua orchestra. La mamma voleva vedere il torpedone nuovo. Per farla contenta passammo dalla 99esima strada e appena arrivati ci fece entrare da lei tutti quanti a mangiare tartine di pollo e ci offrì da bere. E poi, dato che l'autobus era vuoto, volle salire a visitarlo anche di dentro e così cominciò a mettere su tendine con l'orlo ricamato ai finestrini.
La vedo ancora lì su quell'angolo a salutarci con la mano mentre il bus si allontanava. Non fu che qualche giorno dopo, in un albergo di Washington, che a un tratto mi venne la certezza di essere ormai rimasta completamente sola a questo mondo. Io agli spiriti non ci credo, né alle apparizioni, né a tutte quelle cose lì. Però sono sicurissima di quanto accadde quella famosa sera. Lo spettacolo era da poco finito al teatro Howard e io e Joe si era rientrati in albergo. Si stava lì seduto quando all'improvviso sento la mamma avvicinarsi dietro di me e posarmi una mano sulla spalla. Lo capì al volo. Era andata. Dissi a Joe: la mamma se n'è appena andata. È morta. Che diavolo ti prende? Sei ammattita, rispose. Fidati di quel che ti dico. E ora, porca miseria, devi essere buono con me. Non mi rimane che te, ora. Partii per New York e là trovai Joe Glaser che aveva fatto i preparativi per il funerale. Io non volevo vederla. Mi sentivo qualcosa qui, come quando da bambino ero rimasta chiusa tra le braccia della bisnonna. Alla fine mi fecero guardare quello che assolutamente non volevo guardare. Mi sentii avvampare dalla bile. Lei in vita aveva portato degli abiti così belli. E invece ecco che me l'avevano tutta infagottata in una specie di ridicolo sudario color rosa cherubino. Porca miseria! La mamma era arrivata all'età di 38 anni e io ne avevo 25. Da allora non aveva mai voluto più di 4 candeline sulla torta dei suoi compleanni. Anch'io mi fermerò lì. A 38 anni, forse 40 al massimo. Tanto né io né lei ci abbiamo mai fatto caso a ciò che dicono i calendari. A volte mi sembra di avere 20 anni, altre volte mi sembra di averne 200. È una cosa che c'entra poco la matematica. Without a dream in my heart, without a love on my own. Blue moon, you know just what I was starved for. You heard me singing a prayer for someone I really could care for.
without the love on my arm, without the love on my arm. Nella mia vita mi sono successe cose che il tempo non è riuscito né riuscirà mai a cancellare. Finire in galera 10 anni perché un uomo di 40 ha tentato di violentarmi. Questa, per esempio, non me la dimentico. Non c'era motivo di rinchiudermi in quell'istituto, però lo fecero. No, davvero, non era a me che dovevano punire. Eppure proprio così è andata. Per anni e anni l'ho sognato quel posto e mi svegliavo la notte urlando dal terrore. È una cosa tremenda quando un'esperienza ti bolle a fuoco in questo modo. Ci vogliono anni e anni e anni per liberarsi del tutto da quell'incubo che ritorna e poi ritorna. Poi c'era stata questa seconda condanna che non aveva certo migliorato le cose, perché sai, se ti va male una volta sola, beh, si può anche credere che è un caso disgraziato, ma con la seconda fregatura la faccenda diventa maledettamente seria. Per anni mi sono sentita come minorata, storpia. E tutto il mio modo di considerare le cose e la gente ne è rimasto cambiato, deformato. Nella mia vita sentimentale, nei rapporti con gli uomini, c'era un rischio che non potevo correre. Non ammettevo che un uomo ignorasse ciò che mi era capitato da bambina. Ma nello stesso tempo diventavo guardinga con lui, sospettosa, nella paura che un giorno, in qualunque litigio, lui saltasse su a rinfacciarmele quelle cose. Tutto avrei potuto sopportare, ma questo no. Non volevo che un uomo potesse tenere il mio passato come una pedina da muovere quando capitava l'occasione, o magari soltanto per lasciarmi capire che io ero sempre qualcosa meno di lui. Erano questi gli anni della guerra e furono tempi strani anche per me. La mia bisnonna aveva visto la guerra civile svolgersi fuori dalle finestre della sua capanna nella piantagione della Virginia. I tipi come lei la conoscevano bene, la guerra. Ma erano ormai tutti morti o quasi, mentre gli altri, noi, cosa diavolo vuoi che si sapesse, noi, della guerra. Le parate militari, i discorsi per le sottoscrizioni ai prestiti di guerra, le carte annonare, anche le lettere con sopra francobolli e timbri curiosi, stranieri, volevano dire guerra, ma non erano la guerra. Cantavo per un pubblico diverso ora. L'avevo visto trasformarsi,
cambiare dai vestiti borghesi di flanella alle uniformi di tela. E ci si sentiva tutti più uniti, più vicini l'uno all'altro, tutti dentro allo stesso uragano. Era proprio come dopo quel terremoto, quando tutti non facevano che parlare della stessa cosa. Però durò così a lungo che da ultimo ci facemmo l'abitudine, come si fa l'abitudine a qualunque cosa del resto. Tornata poi alla 52esima strada, ritrovai anche qui locali pieni zeppi di uomini in divisa. Quante feste di addio ho dato al Famous Store in altri posti, impossibile fare il conto. Ed era sempre la solita cosa, 3 o 4 tipi giovani passavano tutta la notte nel club, poi dopo la chiusura ancora un'altra bevutina insieme, poi partenza. Qualche settimana dopo mi scrivevano da qualche isola dannata dove si trovavano a combattere contro gli insetti, le serpi, il caldo, il marciume. Alcune di queste lettere mi davano l'angoscia. Non di rado erano scritte da gente che non avevo mai conosciuto e che non sapeva nulla di me. Ma non mi riusciva di buttarle via. A volte, quando le lettere erano di qualche ammiratore, gli spedivo in regalo un grammofono a molla e un po' di dischi miei e di Duke Ellington. Erano magari dei ragazzi ricchi sfondati che a casa non gli mancava nulla, eppure l'arrivo di un macinino da $20 e qualche disco era la cosa più bella che gli potesse capitare, no? Mi scrivevano della loro vita. Era un continuo aspettare, non si sa bene che cosa. E mi dicevano che di giorno stavano sempre nudi, mentre di notte dovevano badare a coprirsi per via degli insetti. Il tempo era lunghissimo. E in tutto questo lunghissimo tempo non avevano altro da fare che sentire i miei dischi. E quando penso a ragazzi come Jimmy Davis, mi viene da piangere l'idea dell'esistenza e dell'ingegno andati perduti, fottuti, sprecati nella guerra, senza che nessuno se ne sia nemmeno accorto. Jimmy era già soldato quando scrisse Loverman e me la fece mandare subito. Mi piacque enormemente, volevo farci su un disco, ma prima che questo disco andasse in macchina, lui l'avevano già spedito in Europa. E non lo rividi mai più. Morto. Crepato chissà dove. Requiem. Portai la canzone a Milt Gebler della Decca. Loverman mi piaceva tanto che mi misi a supplicarlo in ginocchio. Non la volevo fare col solito complessino di 6 strumenti, volevo un'orchestra intera e anche uno sfondo di archi. Credo che Milt Gebler avesse delle buone carte con la Decca dopo il mio Strange Fruit, ma dovetti umiliarmi lo stesso per fargli fare quel disco e perché lo facessero come andava fatto. Tutto l'onore per Loverman andò poi a Ram Ramirez. Ma questa non è che la minima parte della storia. I don't know why, but I'm feeling so sad. To try something I've never had, never had no kissing. Oh, what we've been missing, lover man, oh, where can you be? The nights are cold. So alone, I give my soul just to call you my own. God and moon above me, oh, want to love me, lover man, oh, where can you be? Someday we'll meet, and you'll drive on my
kissing. Oh, what we've been missing. Lover man or work. Tutto il resto della guerra lo passai nella 52esima strada. Avevo belle gonne bianche e ogni sera mi portavano delle gardenie bianche e altri fronzoli bianchi. Quando prendevo gli stupefacenti nessuno mi dava noia. Niente poliziotti, niente ispettori federali, nessuno. Fu quando tentai di smettere che mi cacciai nei guai. Si era verso la fine della guerra e andai nell'ufficio di Joe Glaser a dirgli che volevo troncare e avevo bisogno di qualcuno che mi aiutasse. Cercammo la migliore clinica privata che ci fosse senza badare a spese, finché imboccammo quel che ci voleva, un posto che si trovava proprio a Manhattan. Ci vollero 3 settimane per la cura ed ero pronta a tornare al lavoro. Scesi le scale della clinica, ma non ero ancora salita in macchina che le mie speranze crollarono di colpo. Vidi un uomo e capii che era uno della legge. $2,000 mi era toccato di sfuggire per essere sicura che tutta la faccenda rimanesse strettamente confidenziale. Mi ero fidata dei medici e degli infermieri. Come non fidarmi? E qualcuno mi aveva tradito. Se uno non va a letto presto, può vedermi di notte tardi alla televisione in un film che fece a Hollywood nel 1946. Era il mio primo film di Hollywood. È tuttora il mio primo film di Hollywood. Lavoravo in un act di Hollywood quando Joe Glaser mi propose l'affare. Era un film di una casa indipendente prodotto da Jules Levy ed era intitolato New Orleans, facendo presumere che appunto di questo parlasse. Pensavo di dover fare la parte di me stessa. Pensavo che sarei stata la solita Billie Holiday di sempre, che canta qualche canzone nell'ambiente di un club notturno, perché era logico che fosse così. Non so perché la presi con tanto ottimismo. Eppure non avrei dovuto saperlo, come stanno le cose, no? Il copione mi riportò alla realtà. Conoscete una ragazza negra che nei film non abbia dovuto fare la parte della serva o della puttana? No, io non ne conosco. Seppi che il mio compito era sì quello di cantare un pochino, ma il mio personaggio era una serva. No, non fraintendetemi, non ho niente né contro le serve né contro le puttane, bianche o nere che siano. La mia mamma era stata una serva, però serva sul serio. Pure la mia matrigna proprio ultimamente ha fatto la serva a Tallulah Bankhead. E in definitiva questa parte qui potrei anche prenderla in considerazione se si trattasse della sua biografia. Io stessa sono stata quel che sono stata. Eppure, nonostante tutto, non penso di essere il tipo che ci vuole per fare la parte di serva, no? No, non mi va. Non lo sento questo dannato personaggio, come potrei fare a sentirlo? Porca miseria, se ho cominciato a 12 anni ad attraversare le fiamme dell'inferno pur di non fare la serva. Porca miseria! Thank you.
see the lazy Mississippi a hurrying to sing. The Mardi Gras, the memories of our Creole tunes that fill the air. I dream of that in the air, and soon I wish in that I was there. Do you know what it means to miss New Orleans? Ain't that where you left your heart? And there's something new. I miss the one I cry for. Ma di tutto questo non rimaneva niente nel film. E di me ben poco. Pochissimo. Quasi nulla. Ricordo che indossavo un bel vestito bianco a un certo punto del film. Sparito. I guai sono una cosa che ho imparato a scansare. Senza dubbio li scansai quella sera del maggio 1947, alla chiusura del nostro giro di spettacoli al Teatro Air di Philadelphia. Ormai era quasi un anno che avevo lasciato quella clinica privata di New York, ma la legge non aveva mai smesso di starmi alle all'angolo, e un istante dopo notai un agente federale che stava attraversando la strada per raggiungerci. Era un indiano. Io non avevo mai guidato una macchina in vita mia. Gridai all'autista di togliersi dal volante e di lasciare il motore acceso. Mentre la gente si faceva avanti, gridò "Halt!" e cercò di bloccare la macchina piantandosi in mezzo alla strada. Ma io tirai di lungo e lui si spostò. Mi allontanai sotto un diluvio di pallottole. Era un venerdì, ricordo. La sera dopo dovevo cominciare all'Onyx Club. Per 3 sere la legge non si fece viva. Mi lasciarono lavorare tutta la settimana, ma tanto sapevo che avrebbero tentato di arrestarmi di nuovo. Finita la settimana all'Onyx, presi un tassì per andare al Grampian Hotel. Trovai nell'atrio 2 agenti che mi aspettavano con un mandato di cattura. Mi accompagnarono nella mia camera. Joe Guy mi aspettava lì, e al nostro arrivo la porta era chiusa a chiave. Mentre le guardie bussavano, io gridai «Ehi, Joe, c'è la polizia! Mettiti in gingheri!» Ci impacchettarono e ci portarono via, lui a New York e io a Philadelphia. Quasi tutto ciò che possedevo, vestiti, biancheria, gioielli, sparirono dall'albergo prima che Bobby Tucker potesse tornare a reclamarmi. Me a lot, but there's one thing that I've got. It's my man. It's my man. Cool and wit, tired a bit, but all that I'll soon forget with my man. He's not much on looks, and no hero out of books, but I love him, yes, I love him. 2 or 3 girls says he, that he likes as well as me, but I love him. I don't know why I should. He isn't good, he isn't true. He beat me too. What can I do? Oh, my man, I love him so. He'll never know. All my life is just despair. I don't care when he takes me in his arms.
times the world is bright, all right. What's the difference if I say whatever my man is, I miss forever. Il foglio del tribunale era intestato gli Stati Uniti d'America contro Billie Holiday ed io ebbi proprio questa impressione. Mi portarono dentro l'aula del tribunale del distretto giudiziario di Filadelfia all'incrocio della nona strada con la Market Street, solo due isolati più in là di quel teatro Air dove tutto era incominciato 11 giorni prima. Ma ora quei due maledetti isolati mi parevano l'oceano Atlantico. Era martedì 27 maggio 1947. Qualcuno lesse il capo d'accusa. Intorno al 16 maggio dell'anno 1947 e in periodo precedente nel distretto orientale della Pennsylvania, Billie Holiday ha ricettato, occultato, trasportato e facilitato il trasporto e l'occultamento di sostanze stupefacenti illegalmente importate e introdotte negli Stati Uniti in oltraggio alle leggi, violando l'articolo 174, paragrafo 21 del decreto, eccetera, eccetera. Poi attaccò a parlare il giudice. Mi chiese quanti anni avevo, se ero sposata, da quanto tempo ero divisa dal marito, se si era avuto dei bambini, cosa faceva lui di mestiere, poi tutta la storia della mia vita e quella del mio lavoro nel mondo dello spettacolo. Mi domandò se sapeva che era sbagliato tenere con sé degli stupefacenti. Che cosa si aspettava che gli rispondessi? Gli risposi che una volta incominciato non avevo più saputo farne a meno. Mi chiese quanti ne prendevo. Fu l'agente federale Röder a informarlo sulla quantità e il giudice volle sapere se si trattava di una dose forte. L'agente Röder gli spiegò che questa dose sarebbe stata sufficiente a fulminarli entrambi. Ma che fulmini e fulmini! Non sarebbero crepati affatto. Sarebbero solo arrivati a un punto di eccitazione alta e dannata, ecco tutto. Accidenti. A me avevano detto che sarei stata messa in un ospedale se mi dichiaravo colpevole. Volevo essere curata. Poi il giudice mi dette la mazzata finale. Disse: voglio che vi picchiate bene in testa che voi siete qui per questioni di carattere criminoso e non sanitario. Voglio che sappiate che vi mandiamo in un istituto non soltanto come malata bisognosa di cure, ma soprattutto come una delinquente che ha bisogno di una punizione. Il verdetto della corte è che voi siate assegnata al carcere e detenuta per il periodo di 1 anno e 1 giorno. E così in pochi minuti tutto finito. Mi dettero della roba per un'altra puntura a evitare che mi prendesse una crisi in treno. E la sera alle 9 ero già nel mio posto sulla vettura a letto, spedita al Federal Humans Reformatory di Alderson, insieme con due ciccione bianche che mi piantonavano. The tree is gone. The tree is gone. I can see it in your eyes. I can hear it in your sight. Then the touch, I realize the tree is gone. The nights are cold, for love is old. Love was grand when love was new. We're singing sky.
now I don't appeal to you. The tree is gone. This is the end, so why pretend and let it linger on? The tree is gone. La gente attaccata alle droghe è gente malata, però il governo seguita a dar la caccia a questi malati come se fossero dei criminali, avvertendo i medici che non è far loro, e li processano perché tengono della roba che non ha pagato l'imposta e poi li sbattono in prigione. Se avesse saputo che genere di cura mi attendeva ad Alderson, avrei potuto sbrigarmela benissimo da sola. Bastava tapparsi in una stanza e buttar via la chiave. Non c'era proprio nessuna cura. Tu forse credi che ti calino la razione un pochino per volta, staccandoti gradualmente dalla tua roba? No, neanche per sogno. Ti sbattono lì dentro sola come un cane, ti levano via la roba tutta in un colpo e stanno lì a guardarti patire. La prima notte credevo di andar via di cervello. Avevo proprio la sensazione di stare per esplodere da un momento all'altro. Ma dopo un poco passa. Come qualunque cosa passa dopo che hai attraversato l'inferno. Se qualcuno è riuscito a portare con sé qualcosa di nascosto in una prigione federale, vorrei davvero sapere come ha fatto. Ti ficcano i loro ditacci fin lassù in cima, ti togliono via la dentiera, ti fotografano lo stomaco con i raggi X, dopodiché non c'è più un solo modo al mondo per far entrare qualcosa laggiù dentro. Dopo 25 giorni di questo trattamento ti fanno vedere il posto dove devi stare. È in campagna, sei baracche con dentro dalle 50 alle 60 ragazze ognuna. Durante i mesi passati lì mi dicevano che ricevevo pacchi di lettere ogni giorno. A me faceva un grande effetto sapere che la gente si ricordava ancora di me. Specie per il Natale mi arrivavano più di 3.000 cartoline da ogni stato dell'Unione. E anche da città di fuori come Shanghai, Bombay, Cape Town, Alessandria, come pure un po' tutta quanta l'Europa. Ma non potevo averla questa mia posta, perché i regolamenti dicono che la corrispondenza è permessa soltanto con la strettissima parentela. E la morte aveva spolverato via tutta quanta la mia strettissima parentela. Non mi restava più nessuno, il babbo e la mamma erano morti. Beh, se ci fossero stati altri parenti stretti, credetemi pure. Quegli assistenti sociali sarebbero riusciti a scovarli. Quei tipi lì non trascurano niente. Sì, è arrivato il momento di uscire. Fishman mi disse di avere in programma un grande concerto al Carnegie. E subito si mise sotto a racimolare tutti gli arrangiamenti che mi occorrevano per la mia festa di bentornata. Non c'è nulla in Anderson, West Virginia, all'infuori della prigione. Se prendi un treno lì, puoi essere carica di visoni fino agli occhi o vestita da monaco, non la dai a bere a nessuno. La gente lo sa benissimo che sei uscita fresca fresca di galera. Comunque a me non importava, credetemi, che la gente sapesse che venivo fuori di lì. Mi bastava saperlo io, che ero fuori di lì, esserne sicura. A me poi, ve l'ho detto, quel che diavolo pensa la gente non mi ha mai interessato. E la prigione non mi aveva affatto cambiata in questo. Sono svenuta una volta sola in vita mia, dopo il concerto di mezzanotte al Carnegie Hall, 10 giorni dopo uscita di prigione. Era proprio la sera del mio concerto. Ed Fishman aveva dovuto fissare la data in fretta e furia e c'era stato appena il tempo di fare un po' di annunci e di pubblicità. E Bobby, io non ce la faccio più. E bang, giù, svenuta. Very fond of you,
and I forget to do the little ordinary things that everyone ought to do. I live in the kind of daydream. I'm happy as a king. Though it may seem to me that's everything, the mere idea of you, the longer here for you. You'll never know how slow the moments go till I'm near to you. I see your face in every flower, your eyes in star as well. It's just the fall of you, the very fall of you. Il concerto al Carnegie era senz'altro il fatto più grosso che mi potesse capitare, ma il difficile era reggere. E dopo un po' eccoti la mazzata. Dovevo levarmi il pensiero di questi due managers che litigavano per me e decisi di rimettermi con Joe Glaser. Fishman se la prese a male e partì per Los Angeles. Mi ci volle poco però per capire che la scelta del mio manager era importante fino a un certo punto. Anche se avessi avuto il più bravo e potente impresario della piazza con i più bei contratti, la mia carriera non era nelle sue mani, ma nelle mani della legge. Quando sortì di prigione, me ne combinarono di tutte. La mia domanda per la tessera da cabaret fu respinta in pieno. E senza quel pezzo di carta nessuno mi voleva assumere. Era davvero una situazione fottuta. Se fossi stata una truffatrice o una ladra, allora sì, ci avrei avuto l'ufficio scarcerati ad aiutarmi a trovare un lavoro e a rifarmi una vita. Ma come cantante, l'ufficio scarcerati non poteva far niente per me. Le mie beghe non erano affar loro. Per i fessi, dice il proverbio, non c'è paradiso. Puoi essere candido e innocente quando vuoi, ma se sei un fesso, riesci a piccarti nelle grane proprio come a violare la legge. E poi ci fu quel gran giorno del gennaio 1949 quando arrivai a San Francisco per una scrittura al caffè Society Uptown di Joe Tanner. C'era John Levy con me, stavo male, mi sentivo infelice, ma ero pulita. Non prendevo niente roba, né avevo intenzione. Se l'avessi presa non sarei stata certo così idiota. Si era lì solo da un paio di giorni quando il signor Levy mi annuncia che deve andare a Los Angeles, affari. Lo accompagnai al treno con la meravigliosa nuova Lincoln trasformabile che lui mi aveva comprato con i quattrini miei, naturalmente. Non si era mai vista una macchina a quel modo. Dentro c'era un bar e col sedile di dietro di cuoio rosso ci si poteva fare un letto. Ah, c'era anche un telefono e a quei tempi soltanto i dottori avevano macchine col telefono dentro. Il giorno dopo l'autista mi riportò alla stazione a prendere il signor Levy. Si era appena rientrati nel nostro appartamento in un albergo che attaccammo a litigare. Sul più bello suono al telefono, andai a rispondere io. Una voce mai sentita cercava il signor Levy. Dissi, John, è per te. Ma mentre avevo il telefono ancora in mano, quelli riattaccarono. Un momento dopo bussarono alla porta. Si era nella mia stanza, al numero 602. Lì per lì non ebbi tempo di riflettere sui casi miei. In compenso mi toccò pensarci dopo, e parecchio, e perfino raccontarlo a un giudice e a una giuria. Il fatto è che il signor Levy mi aveva allungato qualcosa dicendo «Billy, lesta, buttala nel cesso!». Così quando il signor Levy era andato ad aprire, c'erano tre o quattro bianchi dietro l'uscio. Uno di loro
mi dette dietro nel bagno e ci fu un po' di lotta. L'uomo mi trascinò via dal WC, cercando di strapparmi la roba di mano. E un esperto del governo venne poi al processo e disse che avevano trovato dell'oppio. Quanti processi m'ero digerita in vita mia. Avevo attaccato a 10 anni, poi da capo a 14, poi un altro paio di volte. Una volta fu quando lavoravo nella 52esima strada. La sarta mi portò un vestituccio da pochi soldi e voleva farmi il bidone. Si cominciò a litigare, a un certo punto lei mi dette di puttana. Io allora la presi per la testa, gliela ficcai pari pari nel cesso e tirai la catena. Così quella mi denunciò dicendo che la volevo affogare. E il giudice per poco la stette a sentire, poi mi guardò e le chiese se sul serio lei pensava che ci fosse qualcuno disposto a credere che una famosa cantante, una signora, potesse far davvero una cosa simile. E fu tutto chiuso. Un'altra volta, sempre nella 52esima strada, poco dopo finita la guerra. Si era al bar quando trovo un ufficiale di marina, uno che a regola doveva avercela coi negri, perché appena mi vede mi fa uno dei soliti discorsi storti. Io allora acchiappo una bottiglia di birra, la spacco sopra il banco e poi gli dico: vieni fuori per la strada. Successe un canaio, ma alla fine ebbi ragione io. Mi hanno detto che nessuno canta la parola fame e amore come la canto io. Forse perché so cosa han voluto dire queste parole per me e quanto mi sono costate. Tutto quello che sono
e tutto quello che voglio dalla vita parte da questo punto. Sapete qual è il mio gran sogno? È avere una bella e grande casa in campagna e tenerci cani sparsi e ragazzini bastardi che non hanno chiesto di venire al mondo, né di essere neri, azzurri, verdi. 23 febbraio 1956, di nuovo in galera per gli stupefacenti. Ma lui questa volta mi disse: Lady, non te la prendere, vedrai che ce la faremo, io mi curerò di te. E io ormai credevo in Luis. Non c'è dottore su questa terra che ti possa dire qualcosa che in fondo all'ossa tu non sappia già. E c'è qualcosa che io so più dei dottori. Mi accorsi di aversela fatta, per esempio, una mattina in cui la televisione non mi andava più di vederla. Prima, quando ero imbottita, riuscivo a stare alla televisione dalla mattina alla sera e ne ero contenta. Chi può dire ora quello che succederà? Altro processo? Non ci piove. Altra galera? Forse. Stanca. L'hai detto. Ma col mio uomo vicino, anche questa passerà alla svelta. Anche questa. Gli alberi nel sud portano un frutto strano. Sangue sulle foglie, sangue sulle radici. Un corpo nero che dondola dagli alberi, là, nel sud. Strano frutto che pende da rami dei pioppi. Scena pastorale del sud cavalleresco. Gli occhi gonfi, la bocca contorta, profumano di magnolia dolce e fresca. Poi d'un tratto puzzano di carne che brucia. Ecco un frutto da lasciar beccare ai corvi, gonfiare alla pioggia, seccare al vento, far putrefare al sole, lasciar cadere dall'albero. Ecco un raccolto inconsueto ed amaro. Il 25 maggio al Phoenix Theater al Green Village, una Billie Holiday magra e devastata, penosamente invecchiata e pressoché irriconoscibile, dopo appena due canzoni dovette essere accompagnata fuori dal palco. Fu l'ultima incompiuta performance. Ricoverata al Metropolitan Hospital di New York, minata da una catena di crisi epatiche, cardiache, renali, polmonari, arrestata nel suo letto d'ospedale per la cocaina trovata da un'infermiera in una scatola di Kleenex, Billie trascorse le settimane conclusive della sua vita in un assurdo melodramma di problemi medici, legali e contrattuali. Il 17 luglio del 1959, a soli 44 anni, morì. Sometimes I feel
Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child, a long way from home, a long way from my home. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child, like a motherless child, like a motherless child.